Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Adesso Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, vuole collaborare con le opposizioni, cioè con Salvini, Meloni e Berlusconi o Tajani di Forza Italia. Perché all'improvviso Conte ha deciso di collaborare con le opposizioni? Qualcosa non torna, perché voi sapete che durante l'emergenza ha fatto tutto da solo, ha fatto finta di collaborare, ha fatto quelle riunioni con l'opposizione quando Salvini, Meloni e Tajani andavano da lui a Palazzo Chigi, li aspettava con Gualtieri, con Boccia, erano lì che ascoltavano e poi facevano quello che hanno voluto, che poi hanno fatto quello che hanno voluto. Praticamente non hanno accettato nessun tipo di consiglio, di opinione, di proposta del centrodestra, anche se era buona, piuttosto hanno fatto dell'altro per non dare ragione al centrodestra, per non dare soddisfazione, per non far vedere che loro cedono a qualsiasi cosa dica il centrodestra. Hanno fatto delle finte cabine di regia, anche Brunetta diceva: ma questa è una farsa, questa è una presa in giro, ore buttate al vento a parlare di cose che tanto ma neanche ci ascoltavano perché avevano già deciso. Quindi, che cosa è successo? Perché questo cambio di Conte improvviso? Beh, c'è una motivazione, ovviamente. Non è diventato più buono, non è diventato accondiscendente. C'è dietro una ben precisa motivazione. Nicola Zingaretti da tempo gli diceva, a parte fai presto, lui non ha mai fatto presto con questi decreti, ma diceva. Zingaretti diceva: io ho sempre voluto collaborare col centrodestra, io sono per la collaborazione con il centrodestra. E intanto Conte faceva tutto da solo. Perché Zingaretti diceva così e adesso Conte ha capito? Perché? Perché adesso l'Italia ha dei gravissimi problemi economici, potrebbero sfociare in aumento della disoccupazione vertiginoso, tensioni sociali, eccetera, eccetera. E se un governo fa tutto da solo, lascia campo libero all'opposizione per dire: hanno fatto tutto da solo, non ci hanno ascoltato, è colpa loro. Quindi il PD non voleva essere additato come il colpevole del più grande disastro economico della storia della Repubblica Italiana. Ecco, questa era l'intenzione del PD. Adesso Conte comincia a dargli retta dicendo: eh beh, sì, adesso dicono che tra giugno e settembre c'è il disastro più disastroso dell'economia, è meglio che chiamo il centrodestra e dico: dai, dai, collaboriamo, dai, collaboriamo tutti insieme, così, quando bisognerà dire che disastro economico non sarà colpa di Conte, del PD e dei 5 Stelle, sarà colpa di tutti, e essendo colpa di tutti è colpa di nessuno. Quindi Conte dice: beh, non potranno dire che è colpa mia e mi vogliono poi sostituire con Draghi, con chissà chi, perché io non ho fatto niente, sono i partiti che hanno deciso, io faccio le sintesi. Voi sapete che quando lui ha qualche problema, io faccio le sintesi. Poi, dopo la sintesi, il Parlamento decide. Come dire, io sono. A un certo punto Conte, dalla sua spocchia, quando vede minacciata la sua poltrona, comincia a dire: ma io non sono nessuno, io sono un servitore dello Stato. Io ascolto, faccio la sintesi dei partiti e poi mando tutto al Parlamento, che è sovrano, che decide. Avete capito qual è il giochino di Giuseppe Conte? Ma lui si appella adesso, avete capito il perché? Collaboriamo su tre grandi riforme, quindi sanità, giustizia e semplificazione. Bisogna edificare un paese più equo, più solidale, più verde. Lasciamo stare il più verde, il più equo, il più solidale, perché sono solo parole al vento. Bisogna entrare nel merito dei provvedimenti che probabilmente anche il Conte, il nostro Bisconte, non è che ha ben chiaro, perché qui ci vuole non un semplice economista, ma ci vuole un economista che abbia una visione chiara e che sia anche capace. Quindi vorrebbe fare un vero e proprio patto, il furbacchione vuole fare un patto con il centrodestra adesso, chissà come mai, che tenga conto poi dei temi importanti per il paese, e così vuole collaborare con i tre: Salvini, Meloni, Berlusconi. Dice:
così Conte. Sono tanti i progetti di riforma su cui l'opposizione può offrire il proprio contributo, dicono dal centrodestra, su tutto gli interventi normativi per accelerare i tempi dei processi, senza dimenticare la più ampia riforma per la semplificazione di tutto il sistema. Ecco, ma la riforma di tutto il sistema, semplificazione, sburocratizzazione, se ne parla dai tempi di Bettino Craxi. E in 40 anni non siamo arrivati a sburocratizzare, perché sburocratizzare significa anche mettere tutto in maniera informatica e ci vuole tempo e soldi per informatizzare un paese, soldi che l'Italia non ha. È come quando una famiglia che ha il computer rotto dice: beh, dovremmo cambiarlo, si sta completamente distruggendo, sto computer non serve più a niente. Però non avendo mai i soldi si devono continuare a tenere quel computer. Un po' è l'Italia. Non ce l'abbiamo i computer per tutti, sistema informatico, ci vuole un sacco di soldi, ma noi i soldi preferiamo darli per il reddito di cittadinanza, perché quelli ti portano dei voti, mentre la sburocratizzazione non ti porta dei voti, porta solo a un paese migliore. Avete capito che cos'è l'Italia? Tutta improntata alla propaganda e ai voti. Mentre a Il Foglio, un'intervista rilasciata proprio parlando del decreto rilancio, dice: siamo intervenuti in maniera significativa su alcuni settori cruciali, destinati a lasciare un'importante eredità, e rivendica poi delle misure, perché voi sapete che Conte si ogni due per tre fa la ruota come i pavoni, no? Si pavoneggiano, tutti ci imitano, tutti ci prendono ad esempio, sì, ad esempio di quello che non bisogna fare, perché con 32.000 morti forse tutto questo esempio noi da dare non ce l'abbiamo. Quindi poi dice, rivendica le misure sanitarie, investimenti nella scuola, università, ricerca, e dice: capitale umano, ricerca e innovazione saranno le leve fondamentali su cui il paese deve puntare per rinascere. Sì, sono concorde, però non solo quello. Se non aiutate le aziende che chiudono, ha la voglia di fare i ricercatori e i professori universitari quando le aziende chiudono e la gente non ha da lavorare. Ecco, l'investimento in scuola, università e ricerca è fondamentale, ma deve essere anche affiancato in questo momento preciso a un sostegno dell'economia reale. Ma mancano le lacune, molti lavoratori rimarranno con le tasche vuote, è quello che va a succedere. E con tutto da ricostruire, bisognerà pensare anche a un modello di formazione dell'Italia, orientandolo verso un sistema basato su un processo continuo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze per edificare un paese più eco, solidale e più verde. Conte parla un po' come un libro di testo, no? No? Quelle frasi giuste, ma che poi si scontrano con la realtà. Nella realtà devi dare i soldi alle aziende, alle famiglie in questo momento per un sostentamento, perché sennò solo con le belle parole da libro di testo, da scuola, non si va da nessuna parte. E poi parla anche della volontà di voler ricorrere al MES dopo la Francia. Dice: non l'ho mai dichiarato né pensato. Il MES è uno strumento nato dall'esito di crisi molto diverse rispetto a quelle che stiamo vivendo. E così coglie l'occasione di dire anche qualcosa sull'accordo tra Francia e Germania. Cioè, le condizioni dovessero riguardare la discesa del debito pubblico, sarebbero accettabili per il nostro governo, sull'accordo tra Francia e Germania, che vorrebbero poi dare questi recovery fund all'Italia su proposta loro di almeno 100 miliardi di euro. E poi lui è a favore della ricapitalizzazione e capitalizzazione delle imprese, da una parte, l'introdurre modelli di governance più snelli ed efficaci, senza comprimere i diritti delle minoranze. E poi parla dell'autonomia della magistratura, l'indipendenza dalla politica, dice: un quadro regolatorio sul piano fiscale per bandire le pratiche di dumping fiscale. E poi alla fine parla del tema, come dicevamo, della sburocratizzazione, che definisce la madre di tutte le riforme, poiché potrebbe essere in grado di rilanciare la competitività, e di accrescere la produttività.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.